Bentrovati ragazzi, Inzaghi è stato il primo della lista dei dirigenti interisti a presentarsi in procura per essere interrogato sui rapporti tra la curva interista, tra l'Andrangheta e l'Inter. Ragazzi, perché lui poi rappresenta un test importante nell'inchiesta, poiché è presente in un'intercettazione nella quale parla con il capo ultras andrangatista dell'Inter, Ferdico, il quale quest'ultimo gli chiede più biglietti per la finale di Champions League, e Inzaghi, invece di staccargli il telefono in faccia e di andarlo a denunciare, si impegna a parlare con Marotta per fargliela avere, e poi gli fa avere questi biglietti, ragazzi. Quindi vedremo da questo interrogatorio cosa dirà Inzaghi. Poi verranno interrogati anche gli altri. Inoltre c'è Chinné che chiede gli incartamenti a Viola che ha detto che li deve selezionare. C'è Viglione, ragazzi, responsabile della gara della FIGC, che presenta un libro e fa delle affermazioni allucinanti. Chi c'è tra i relatori della presentazione del libro, ragazzi? Lo potete immaginare, ma ve lo dirò dopo. E infine, ragazzi, la giustizia europea dà un ulteriore schiaffone a questo sistema marcio interista e alla FIFA, ragazzi, sconvolgendo completamente la politica dei trasferimenti e chiedendo dei risarcimenti milionari per tutti i giocatori del mondo, ragazzi. E sta arrivando poi veramente la giustizia sportiva ulteriormente sull'Italia, e entreremo nel dettaglio, ragazzi. Fermi, mi raccomando, mi andrò avanti, ragazzi, è importantissimo, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla, attivate la campanellina per sapere l'uscita di nuovi video, mettete like al video, ragazzi, mi raccomando, ragazzi, è fondamentale, mi raccomando, per il bene della verità, condividete. Ebbene, ragazzi, ebbene, Inzaghi è stato convocato in procura. C'era già nella missiva da parte del tribunale in cui si faceva riferimento a questa intercettazione del Dipartimento Distrettuale Antimafia, della DDA, nella quale Ferdico chiama Inzaghi, o Inzaghi chiama Ferdico, questo non lo sappiamo, ma probabilmente sarà Ferdico, cioè il capo ultras andrangatista dell'Inter, che chiama Inzaghi rivolgendosi con un tono veramente violento e minaccioso, chiedendo più biglietti per la finale di Champions League. Voi sapete che le norme sulla vendita dei biglietti prevedono che un soggetto non può avere più di 4 biglietti. L'Inter gliene aveva dato 800, ma lui ne voleva almeno altri 200. E Inzaghi cosa fa? Invece di andarla a denunciare, invece di chiudergli il telefono in faccia, fa il cane bastonato, quasi si scusa e si impegna a parlare con Marotta per fargli ottenere questi biglietti, che poi gli farà ottenere, che addirittura i biglietti diventeranno 1500, perché nel frattempo l'Andrangheta fa pressione anche su Materazzi, su altre persone esterne alla società, ma anche sul vicepresidente dell'Inter, Capitan Cartone Zanetti, ragazzi. È una cosa veramente allucinante, e vedremo cosa succederà. Ora c'è la giustizia sportiva, che si è attivata finalmente. Chinné dice che aver chiesto i documenti alla procura di Milano, la procura di Milano, cioè Viola, ha detto: stiamo cercando di selezionare i documenti da inviare in procura FIGC. Poi non capisco, con la Juventus, una procura senza avere la competenza territoriale di indagare sulla Juventus, con un PM assolutamente anti-juventino, perché l'ha dichiarato lui pubblicamente, prende tutto l'incartamento e lo manda in procura FIGC, tra l'altro che erano semplicemente accuse, tant'è vero che il processo poi contro la Juventus, che è nella sede quella competente, quella di Roma, Tribunale di Roma, non è nemmeno ancora iniziato. Invece con l'Inter bisogna selezionare i documenti. Quindi voi mi dovete far capire che questo soggetto qua, che va a cena, a pranzo e va allo stadio con Marotta e tutta la dirigenza dell'Inter, deve selezionare, scegliere dei documenti da inviare al responsabile legale della FIGC, che è questo personaggio qua, Viglione, che è quello che praticamente, ragazzi, festeggiava lo scudetto dell'Inter sul campo insieme a Inzaghi, come potete vedere dalla foto. Viglione è super interista, compagno tra l'altro dell'ex presidente della Covisoc, presidentessa della Covisoc,
il quale Viglione, ragazzi, ha presentato un libro a Milano e ha presentato delle rivisitazioni anche del codice di giustizia sportiva. Presenta un libro a Milano e cosa fa? Fa delle affermazioni allucinanti sull'articolo 4, cioè allucinanti, sono delle affermazioni condivisibili in realtà, allucinanti per quelli che hanno fatto pochi mesi fa, cioè un anno e mezzo fa, cioè, e dice che l'articolo 4, cioè la solidarietà sportiva, va applicata veramente in casi estremi, ci vuole cautela, se ne accorge che è contrario ai principi dell'ordinamento europeo, se ne accorge adesso, 2 anni fa, dov'era Viglione, scusatemi, proprio adesso che è sul bavio degli imputati, la sua Inter, l'articolo 4 deve essere usato con cautela. E inoltre dice soprattutto quando delle fattispecie di illecito sono già tipicizzate, cioè significa quando il codice di giustizia sportiva già prevede quel tipo di illecito, va applicata la sanzione relativa che prevede già il codice di giustizia sportiva, e non si può applicare l'articolo 4. Peccato che le plusvalenze, che non erano manco fittizie, le plusvalenze sono tipicizzate nel regolamento sportivo, cioè se no illeciti amministrativi ed era prevista una multa. Perché allora con la Juventus avete applicato comunque l'articolo 4 sulle realtà sportive, dandogli 10 punti di penalizzazione, addirittura togliendolo dalla Champions League e facendogli perdere 100 milioni di euro, e adesso che c'è l'Inter fate tanti garantisti, e adesso che c'è l'Inter ve ne accorgete che non si potrebbe fare, e lì invece siete andati fino in fondo piatti fino in fondo, nonostante la Juventus vi ha scritto proprio quelle che stai dicendo tu, caro Viglione, l'ha scritta nel ricorso, e lì invece gli ha dato torti. Adesso, dopo pochi mesi, poiché c'è l'Inter sul banco degli imputati, sei d'accordo, non solo sei d'accordo, ma addirittura lo scrivi in un libro e lo presenti pubblicamente. E chi è che hai chiamato come relatore per presentare sto libro? Gravina, ci sta, altri personaggi, giuristi sportivi. Marotta, ma come, da tutti i perché lui da tutti i presidenti della Serie A, perché proprio Marotta, ragazzi? Sono ridicoli, ma chi poteva chiamare, ragazzi, Viglione? Cioè proprio quelli che oggi stanno sul banco degli imputati, tu fai un libro sul giustizia e sullo sport e chiami Marotta, il boss! Cioè, ragazzi, è incredibile. Ma tanto prima o poi arriverà, ragazzi, arriverà la giustizia europea a distruggervi, a abbattere questo sistema mafioso, perché intanto la giustizia europea, cioè la Corte di Giustizia europea, ha dato l'ennesimo schiaffone a questo sistema marcio e soprattutto alla FIFA. Allora, tutto è iniziato nel 2014, quando Diarra, il giocatore francese che giocava nella Lokomotiv Mosca, decise di chiudere il suo contratto, di andare via dalla Lokomotiv Mosca perché c'era stata una lite relativa al suo ingaggio e voleva andare a giocare presso una squadra belga. Ovviamente le regole della FIFA cosa prevedono? Prevedono che se tu rescindi in modo unilaterale da un contratto con una società devi pagare una penale, tant'è vero che in quel caso lì il Lokomotiv Mosca si vide riconoscere da parte della FIFA di 10,4 milioni di euro che Diarra doveva tirare fuori. In più, cosa prevedono le norme della FIFA? Prevedono che la società che ti assume deve rispondere anche lei in solido, cioè deve pagare una penale anche questa società, e deve rispondere anche dalla giustizia sportiva, quindi si prevede anche dei punti di penalizzazione, tant'è vero che quella società belga rinunciò poi a Diarra, il quale rimase senza lavoro e appunto denunciò la FIFA presso un tribunale belga. Il tribunale belga ci ha messo tanto tempo per elaborare e ha chiesto poi il parere alla Corte di Giustizia Europea, la quale si è espressa distruggendo la FIFA, dicendo che le norme sul calciomercato della FIFA vanno contro i principi europei, vanno contro il codice civile, perché i calciatori vengono considerati come dei semplici lavoratori, cioè se io lavoro con la mia azienda e domani decido di dimettermi, non è che devo pagare la penale alla mia azienda, o addirittura la società che mi assumerà dopo deve pagare una penale e deve pure rispondere alla giustizia. Cioè, cosa assurda e inconcepibile. C'è un senso, perché per mantenere solide le rose delle squadre, ok, ma va contro ogni tipo di principio. E quindi la Corte di Giustizia Europea vuole che venga applicato il codice civile e non il codice della FIFA. La FIFA ovviamente, ragazzi, ha cercato di minimizzare questa cosa, dicendo sì, ma non è nulla di che, dovremmo modificare solo 2 paragrafi dei nostri regolamenti, non succederà niente, anzi poi c'è sta una corte d'appello di Mons che deve praticamente poi pronunciarsi sulla vicenda. Apriti cielo, ragazzi, perché poi è intervenuto Dupont
e ha detto la FIFA mente sapendo di mentire, perché in realtà il sistema è morto. Il sistema è morto perché in realtà non solo oggi i giocatori si potrebbero liberare tutti, cioè praticamente adesso se un giocatore vuole andare via dal Napoli, tipo un Kvaratskhelia che voleva andare via, vuole andare via, no, può non rispettare il contratto, si dimette, da, come se chiunque di noi si potesse dimettere dal proprio lavoro, si dimette e se ne va a giocare da un'altra parte, e la FIFA, la UEFA, la FIGC non possono fare assolutamente nulla per fermare questa cosa. Sì ragazzi, perché poi questa è una cosa eclatante, perché poi tutti i giocatori hanno diritto a un risarcimento in tutto il mondo, e a maggior ragione poi nell'Unione Europea, perché sono stati soggetti per anni, cioè dal 2001 a questo nuovo regolamento. L'unico dibattito che poi rimane in piedi è quello dell'entità di risarcimento, e infatti su questo proprio lo studio DuPont vuole mettere su una class action per fare in modo che tutti i giocatori che vogliono chiedere un risarcimento possano aderire a questa class action. E chi è che deve pagare questi risarcimenti? Ragazzi, li devono pagare la FIFA e le varie federazioni, cioè per i giocatori italiani li deve risarcire la FIGC, che fallirà ragazzi, ovviamente che fallirà, perché saranno da risarcire tutti i calciatori che sono stati tesserati FIGC dal 2001 ad oggi. Ebbene ragazzi, continueremo a seguire e continueremo a denunciare queste porcherie che fa questo sistema marcio, nell'attesa che arrivi la giustizia europea anche sul caso Giraudo e quindi Calciopoli, e sul caso Andrea Agnelli, cioè la porcata che ci hanno fatto 2 anni fa. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qui sotto, e sempre fino alla fine, forse di mezzo.